Problema numero 9 del file problemi forza e campo elettrostatici. C'è una lastra quadrata di 1 metro di lato, respinge un pendolino elettrico, che sarebbe questa pallina carica, appesa a un filo neutro. La pallina carica, il pendolino a massa 1 grammo, carica 20 nanocoulomb e l'angolo di equilibrio è 5 gradi. Il filo è lungo 40 centimetri. Quanta carica c'è sulla lastra? Ovviamente la lastra e il pendolino hanno cariche dello stesso segno perché il pendolino viene respinto, quindi sono cariche positive, come dice il testo. In particolare la pallina, cioè il pendolino, interagisce con il campo elettrico della lastra che è rivolto verso destra perché la lastra è positiva, quindi fa un campo elettrico a uscire e dopo che ha interagito con questo campo elettrico, sulla pallina nasce una forza elettrica che è rivolta nello stesso verso del campo perché la pallina ha una carica positiva. Se avesse avuto una carica negativa, la forza elettrica sarebbe nata dalla parte opposta rispetto al campo elettrico della lastra. Analizziamo le forze su questa pallina. C'è la forza elettrica, repulsiva verso destra, c'è la forza peso verso il basso. La somma di queste due forze, somma vettoriale, è questa forza che è diagonale chiamata con la lettera F, e poi c'è la terza forza sulla pallina che è la forza di tensione, cioè la tensione che fa il filo, che è uguale opposta alla forza F. Come è scritto qua, la tensione è uguale opposta alla forza F e ha la stessa intensità. Quindi le forze sulla pallina sono 3, la forza peso, la forza elettrica e la tensione del filo. La pallina sta in equilibrio. Calcoliamo la forza peso, mg, 1 grammo per 9,8 metri al secondo quadrato, quindi sono 9,8 millinewton. Se fosse stato 1 chilogrammo sarebbero stati newton. Per ricavare la forza elettrica utilizziamo la tangente dell'angolo alfa. Infatti la tangente è il rapporto tra il cateto opposto all'angolo che è questo, quindi la forza elettrica, diviso il cateto adiacente che è la forza peso. Con la formula inversa ricaviamo la forza elettrica, forza peso per tangente di alfa, andiamo a sostituire i valori e troviamo una forza piccola, circa 0,86 millinewton. È logico che la forza elettrica è molto piccola rispetto alla forza peso perché quest'angolo è molto stretto, 5 gradi è dell'ordine, la tangente è dell'ordine di un decimo e quindi la forza elettrica è dell'ordine di un decimo rispetto alla forza peso. Infatti, ecco, questo valore è circa un decimo come ordine di grandezza rispetto alla forza peso. Ora posso calcolare il campo elettrico della lastra sul pendolino. Infatti, ricordiamo che la forza elettrica nasce dall'interazione tra il pendolino Q e il campo elettrico della lastra. Con la formula inversa, forza elettrica su Q, trovo il campo elettrico della lastra. Andiamo a sostituire i valori e questo campo elettrico è circa 43.000 newton al coulomb. Da qui posso ricavare la densità di carica superficiale della lastra utilizzando la formula del campo elettrico generato da una lastra che posso scrivere in questo modo o con quest'altra espressione. Però prima di utilizzare questa formula devo essere sicuro di poterlo fare perché queste sono formule approssimative che valgono soltanto molto vicino alla lastra. Quindi devo assicurarmi che questa distanza d sia molto minore del lato della lastra, cioè molto minore di 1 metro, cioè di 100 centimetri. D lo calcolo conoscendo la lunghezza del filo, 40 cm per il seno di alfa, il seno di 5 gradi. Questa distanza risulta di 3,5 cm circa, che è molto minore di 100 cm. Infatti il rapporto D su L, 3,5 cm su 100, è circa un trentesimo, quindi più o meno siamo nei limiti di applicabilità di queste formule. Quindi con la formula inversa trovo sigma, la densità di carica superficiale della lastra, 2 ε0 per E. Invertiamo questa formula, andiamo a sostituire i valori che abbiamo trovato prima e troviamo 759 nanocoulomb al metro quadrato. Questa è la densità di carica superficiale della lastra. L'andiamo a sostituire nella formula della densità di carica superficiale per trovare la carica totale sulla lastra, che è sigma per S. Andiamo a sostituire questi valori ricordando che la lastra ha un'area di 1 m², quindi in totale la carica sulla lastra sono 759 nanocoulomb, circa 0,76 microcoulomb. Anche se non è richiesto, possiamo calcolare la tensione del filo sia con il teorema di Pitagora attraverso questo triangolo qua, quindi forza peso, forza elettrica sarebbero i due cateti. Con il teorema di Pitagora troviamo F, quindi anche la tensione del filo che è uguale a F come intensità. E troviamo quindi 9,84 millinewton. In alternativa possiamo utilizzare le formule goniometriche invertendo la formula del seno e del coseno, quindi la forza di tensione, la tensione del filo, è la forza peso diviso il coseno di alfa, oppure la forza elettrica diviso il seno di alfa.
Queste sono le formule inverse delle definizioni di coseno e seno. Infatti il coseno è forza peso su tensione, sarebbe il cateto adiacente all'angolo diviso l'ipotenusa, e il seno è il cateto opposto diviso l'ipotenusa. Con le formule inverse troviamo valori molto simili a quello che abbiamo trovato prima, quindi la tensione del filo è leggermente superiore alla forza peso. Come è logico, perché la forza peso è circa 10 volte più grande della forza elettrica, quindi la tensione del filo, che è uguale alla forza F, è leggermente più grande della forza peso.